Allora, la prima cosa da dire è che se lavorate normalmente Internet Explorer, dimenticatevelo, perché è tecnologia troppo troppo indietro. Microsoft non aggiorna Internet Explorer e non sa gestirsi le immagini che voi avete, di cui voi avete bisogno. Quindi dovrete installare o Chrome di Google o Firefox. Ok? Io non prendo nessuna lira da loro, Però devo dire che Chrome funziona un po' più velocemente. Allora, andiamo prima a vederci ok, Khalid. Ecco, questa è la pagina. Il programma di calibrazione si chiama in modo molto poetico Khalid, ok? Ed è disponibile sia in Europa presso l'Università di Belfast, sia in America all'Arizona. Ovviamente funziona più velocemente se scegliete il sito in Europa. Quindi vi consiglio di andare sul sito europeo, ma se volete c'è anche il sito. Allora andiamo su. E facciamo, non lo installiamo sul nostro computer, lo usiamo online, molto meglio. Allora, la prima volta che ho visto questo mi sono detto, ma come diavolo lo faccio funzionare? Perché chi l'ha disegnato è un nerd, è un idiota di computer. Cioè questo, mi dispiace, ma questo lo vedi e non dici, beh, si capisce subito. Non è così. Aspettate l'altra, ancora peggio. Questo in verità è piuttosto semplice. La prima cosa da dire è, non pigiate questo tasto, aspettate, perché prima bisogna andare al menu di immissione dati. Quindi pigiamo lì, e questo è il menu di immissione dati. Ed è molto semplice. Qua metteremo la determinazione radiocarbonica, qua metteremo la direzione standard, qua metteremo il nostro numero di campione, poi dovremo scegliere la curva. Attenzione, se il vostro campione è un campione di un animale che viene dal mare, o se sono le ossa di un organismo che ha mangiato molto materiale marino, avete un problema. Dovete usare la curva marina e dovete fare un sacco di operazioni statistiche che non ho tempo di farvi vedere oggi perché ci vuole un altro ore e mezzo. Quindi facciamo soltanto la calibrazione di un campione terrestre. Quindi useremo la curva INT-CAL. Questa parte qua lo potete assolutamente ignorare e la più delle volte non vi serve. E ci prendiamo una bella determinazione radiocarbonica che viene dalla Marmotta, un sito del Neolitico Antico del provincia di Roma, un sito della Palafitta. Ok, è 6530 più o meno 65 e Paolo Palafitta, il codice di laboratorio è R2345 e mettiamo una descrizione che diciamo prova per far vedere programma. Ok, prima volta che ho usato questo programma ho pensato, ho messo tutti i dati, cosa faccio? Pigio calibrare. No, perché l'idiota che ha fatto questo programma, dovete fare un tick qua, che è in mettere i dati, e guardate in basso quando pigio, compaiono tutti i numeri qua,
Una volta comparsi i numeri, possiamo calibrare. Adesso ha calibrato, quindi andiamo giù a vedere cosa ha fatto. Allora, come si legge questa cosa? Ma molto semplice. Ci dà percentuale di probabilità 68% da 5605 a 5385. Probabilità 95,4, che è quella buona. 5617, 5369. Poi ci dà tutta la bibliografia, anche, poi lo vedremo qua. Questa è la bibliografia, ci sono più autori che non parole nell'articolo, ma comunque se fate la calibrazione dovete dare la bibliografia, perché così dimostrate quale programma avete usato e quale è la curva che avete usato. Andiamo giù, c'è un po' di bla 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 e poi vediamo il grafico. E questo è il grafico che ci dà visivamente quello che abbiamo sopra nei numeri. Allora, chiunque che vede questa cosa mi direbbe, beh, è più o meno là. Potete scaricare il PDF del file e riempire il vostro disco fisso di immagini. Potete anche scaricarlo in formato Excel. Quello delle volte è molto utile, quindi se fossi in voi, prenderei qualche manuale che ha dentro delle datazioni radiocarboniche e ci giocherei. Allora, io per anni ho usato questo programma, perché questo programma è molto funzionale. È scritto male l'interfaccia, però calibra le determinazioni radiocarboniche e man mano che viene aggiornata la curva, viene aggiornato il programma, molto molto semplice. L'importante, facciamo un'altra, forse è meglio. Facciamo un'altra, ok. Quindi andiamo in input dati e mettiamo un altro della marmotta. Ok, quindi un altro della marmotta è 6600 più o meno 45 e codice laboratorio è R 2353 ed è un altro palo della qualificazione. Allora, tempi, non facciamo calibrare finché non abbiamo fatto emissioni dati. Qua dati sono dentro il menu sotto. E qua adesso vedete abbiamo due datazioni sotto. Facciamo calibrare. Calibrato 5617 a 5483 a 2 sigma, a 95,4% di intervallo di confidenza. Molto semplice. C'è un manuale, ma onestamente non avete bisogno, perché è molto molto semplice da usare. Ok, questo è il programma Calib.